Come potete ben vedere, oggi indosso un abito tipico marocchino. Bene, allora, come prima cosa, quest'oggi facciamo un po' di dialogo. Quindi impariamo a parlare un po' di italiano con la giusta pronuncia dicendo semplici frasi. Tanto per cominciare, vi ho scritto qui, esattamente qui sulla lavagnetta, alcune frasi proprio per parlare, dialogare, ok? Allora, proviamo a leggere. Oggi mi sono vestita con un abito tipico del Marocco. È un abito molto elegante. Molto bello, giusto? È un regalo di una mia cara amica di Casablanca che ricordo sempre con tanto, tanto affetto e che voglio salutare. Ciao Amina, ciao, come stai? Io sto bene. Come stanno tua mamma e tuo papà? Come stanno i tuoi fratelli e tua sorella? Noi stiamo tutti bene, anche i miei figli. Stanno bene. Bene, allora vediamo che cosa possiamo imparare da questo dialogo. Abbiamo detto: come stai? Come sta? Come stanno? E cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Allora, il verbo stare. Il verbo stare si coniuga, cioè si dice in questo modo. Io sto, tu stai, lui sta, oppure lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Quindi, io sto bene, bene, ok? Io sto bene. Tu stai così, così. Lui, uomo. Lui sta male, 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 ok? Noi stiamo, noi stiamo bene. Voi come state? Voi state bene? Loro stanno bene. Ok, quindi il verbo stare si coniuga. Io sto, tu stai, lui
Lei sta? Noi. Tutti stiamo, voi state, loro stanno. Ok. Ma cosa vuol dire il verbo stare? E quando è che lo usiamo? Bene, quindi vediamo come si può utilizzare il verbo stare. Posso dire io sto bene oppure io sto male. Tu stai parlando con me. Lui sta mangiando. Mangiando. Lei sta bevendo l'acqua. Beve. Ok? Noi stiamo andando al mare. Stiamo andando. Ok? Voi state giocando a calcio, a pallone, a football. Loro stanno leggendo un libro. Quindi loro stanno leggendo un libro. Io leggo un libro, ok? In mezzo al salone del castello c'era il mago, un vecchio altissimo dalla pelle scura. Sto leggendo. Loro stanno leggendo un libro, ok? Quindi il verbo stare posso trovarlo vicino a una parola che si chiama aggettivo. Quando dico io sto bene o io sto male, oppure vicino a un verbo, quando dico io sto parlando, io sto camminando, io sto mangiando, io sto bevendo, io sto dormendo, io sto giocando a calcio, ok? Oppure io sto leggendo un libro. Quando? Tutte queste cose, quando le faccio? In questo momento. Quindi io sto leggendo un libro. Quando? Adesso, in questo momento. Io sto parlando. Quando? Adesso, in questo momento. Ora. Quando? In questo momento. Adesso. Ora. Oh, ciao Anna, come stai? Bene? Sì, anch'io sono qui. Sì? Sì, sono qui a casa e sto spiegando il verbo stare. Sì, esattamente. Perfetto, va bene. Allora, aspetta un minuto. Io sto parlando al telefono con Anna. Quando?
Esattamente in questo momento. Sì, sì, Anna, certo. Sono al telefono con te. Quando? In questo momento. Perfetto. Quindi, come vedete, sto parlando in questo momento. Bene, per questa sera mi fermo qui. Vi auguro una buona serata. Saluto veramente con tanto affetto la mia amica Amina e il marito Mustafa, con la speranza di rivederla presto, e auguro a tutti voi una felice serata. Ciao a tutti, ciao!